Senti, qual è il tuo rapporto con i videogiochi? Guarda, adesso morto, nel senso che ho giocato tantissimo ai videogames, più diciamo nel periodo dell'adolescenza. E in quel periodo quale genere preferivi di videogiochi? A me piaceva il serpentone, poi dopo non so i termini tecnici, e il Pac-Man, era veramente un fenomeno. Tutti i record ce li avevo io della sala giochi. E senti, invece con i cartoni animati, quali seguivi? Cartoni animati, seguivo. Lì non possiamo parlare al passato, bensì al presente. Sono una collezionista delle cassette di Lady Oscar, perché è il cartone animato che più ho amato nella mia infanzia. Da lì ho imparato tantissime cose ad essere una donna combattiva, una donna forte, quasi mascolina, un po' come lo è Lady Oscar. Quindi oggi ci sono le cassette e ne faccio collezione. E poi, insomma, mi piacciono tutti i cartoni animati, le cui protagoniste sono appunto delle donne, quindi anche Heidi, un'altra che amo tantissimo, Candy Candy, insomma, credo che sono i classici che piacciono alle ragazze. Senti, invece i fumetti? I fumetti, guarda, ho avuto la fortuna anche di interpretare un po' un fumetto che era della morte e dell'amore, da cui poi è nato il personaggio di Dylan Dog insieme a Rupert Everett. Quindi per la prima volta ho dato vita ad un fumetto, perché insomma nasceva questo della morte e dell'amore, che poi è diventato Dylan Dog proprio da questo libro, e c'erano delle immagini di una donna che era uguale a me, eccetera. Per cui mi sento molto vicina al fumetto. Poi ho mancato anche di fare un altro film, sempre di un fumetto, che era L'Uomo Invisibile di Milo Manara, che è un grandissimo fumettista, e sono una collezionista appunto dei suoi fumetti, che sono meravigliosi. Poi sono donne molto procace, molto simili a me. Senti, tra guardare un film in DVD, leggere un libro, navigare su internet e ascoltare musica, cosa preferisci? Allora, in ordine, la cosa più bella, prima di tutto ascoltare musica, guardare un DVD, navigare su internet non lo faccio io perché non sono capace, però mi faccio guidare da mio fratello, che lui l'ha detto computer. E poi cos'era? C'era un altro. Ah, leggere un libro. Ah, beh, quello, leggere un libro, quella è una cosa che faccio spessissimo, però insomma, sì, dopo. Prima musica, poi libro e poi il resto. E invece pensa che tra tutti questi mercati, quello che fattura di più è quello dei videogiochi. A cosa pensi sia dovuto? Perché alla gente piace svagarsi, e non c'è cosa migliore di giocare appunto un videogames, perché ti diverti, ti svaghi, non pensi a nulla e ti concentri su una frivolezza. E poi d'altronde, insomma, a chi non piace vincere dei record, no? È divertente. Senti, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, molte software house hanno deciso di ritardare l'uscita dei videogiochi o eliminare direttamente i grattacieli dalla grafica. Credi sia giusto sensibilizzare anche i ragazzi su questo tema? Assolutamente sì, perché bisogna sempre dividere la realtà dalla finzione, per cui siccome c'è stato questo avvenimento è giusto non passarci sopra, anzi. Senti, venerdì ho incontrato Alessandro Nesta e gli ho chiesto quale calciatore avrebbe voluto vedere in maglia biancoceleste. Lui ovviamente mi ha risposto che quelli che ci sono adesso vanno benissimo per la Lazio. Invece tu hai qualche preferenza? Io ho uno giovane, quindi, che potrebbe vestire un futuro una maglia della nazionale, visto che è un mio amico, Ventola, che gioca nell'Inter. Senti, Tom Hanks, dopo l'uscita del film Final Fantasy, in cui recitavano attori virtuali, ha dichiarato di essere preoccupato che in futuro possano prendere il posto degli attori reali. Ti trovi d'accordo con questa affermazione? No, perché comunque magari ti potresti trovare ad avere un partner virtuale, però non credo che sostituiranno mai l'essere umano, quindi non credo che ci sia da preoccuparsi. Anche se The Crow è stato un esempio lampante, no? Il corvo famoso. Senti, ora stai recitando in teatro, nella commedia Se devi dire una bugia di La Grossa. Quali sono, secondo te, le differenze sostanziali tra recitare in una pellicola cinematografica e in teatro? E qui non puoi sbagliare, ogni sera è una sfida che tu devi vincere, e non puoi avere cattivo, buon umore, non. E quindi c'è l'immediatezza, cioè la realtà del recitare, nell'entrare ogni sera nello stesso personaggio, c'è la costanza, insomma, è un lavoro sicuramente diverso da tutti gli altri.
Senti, credi che i calendari servano più alle riviste o alle persone che vi posano? Servono a me, visto che li produco, infatti ne approfitto per dire che il 22 di ottobre uscirà il mio nuovo calendario. Servono, ma non lo so perché esiste l'apparire, esiste l'appendere colei che appare per incrementare il successo di un personaggio. E poi soprattutto per immagine, è comunque una bella immagine patinata di una bella donna, l'importante poi che non sia comunque volgare. Perfetto, noi ti ringraziamo e spero di rivederti presto. Grazie, anche a voi, ciao, un bacione a tutti.